Cambiamo decisamente argomento, le birrerie artigianali in provincia di Bolzano hanno creato una rete appoggiandosi al TIS. Forse non tutti lo sanno che da oltre mille anni in alto Adige, sul Tirol, si produce birra. Gli otto attuali birrifici artigianali altoatesini, che vanno dalla Val Passiria alla Val di Sarco e alla Pusteria, passando per Lana e Bolzano, hanno deciso di unirsi e dare vita ad un network su tirolese dei birrifici. L'iniziativa è stata presentata tra gli altri dai vertici del TIS di Bolzano, dall'assessore provinciale all'innovazione e ovviamente dai rappresentanti delle birrerie interessate a questo nuovo network dei birrifici. Network che è stato creato appoggiandosi al Cluster Alimentaris del TIS Innovation Park di Bolzano loro ci hanno chiamato eh, ci hanno un po' raccontato qual è l'idea di fare un network tra i birrifici sottirolesi e noi abbiamo detto sì accompagniamo volentieri e così inizio agosto abbiamo fatto il primo incontro con tutti i birrifici per sapere un po' quali sono i loro motivi i loro no, uh, obiettivi lo scopo principale For per il bello. momento ancora è, è far crescere la conoscenza dei birrifici artigianali qua in in Alto L'anno prossimo eh, facciamo un libro delle, perché la birra artigianale non è nuova, non è nuova qua in, in Alto Adice ma è già più di mille anni e, in, e dopo in poi eh, compriamo anche la roba insieme, diciamo il malto, l'orzo, tutte le cose compriamo insieme o proviamo di comprare insieme per risparmiare soldi, lavoriamo insieme comunque. Oltre ad una pieghevole, dove vi sono tutte le informazioni sugli otto birrifici artigianali dell'Alto Adige, è stato creato anche un sito internet all'indirizzo www.birrificisuttirolesi.it con tutti i riferimenti necessari per raggiungere i luoghi in cui è possibile gustare la birra rigorosamente fatta in casa. Da accompagnare ovviamente a qualche gustoso e sfizioso piatto tradizionale, magari a base di birra.